Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone, anche oggi con voi con un nuovo video di Clash Royale. Parliamo ancora del Re degli Scheletri, una delle carte nuove più interessanti e che si presta meglio a fare un sacco di combo da poter utilizzare ovviamente sia in ladder sia nelle arene o nelle sfide in generale. Oggi voglio presentarvi un deck che è davvero devastante, la combo è Re degli Scheletri, Cimitero, ma abbiamo anche la Strega in aiuto, il Drago Inferno, il Principe Nero, il Pescatore e due spell, Fireball e Frecce. Voglio farvi vedere nella sfida come si utilizza in modo che anche voi possiate eventualmente portarvi a casa un regalo che è l'emote appunto che si vince concludendo la sfida del Re degli Scheletri. Principe Nero subito in apertura, lui splitta degli arcieri. Solo subito col cimitero. Attenzione alla Strega Nera. Andiamo con le frecce a dare un po' di fastidio. Il principe riesce a colpire la torre insieme al cimitero. E guardate, è davvero devastante. Torre a 5,67. Adesso bisogna stare molto attenti perché non è affatto finita. Fondamentale l'aiuto della Fireball in questo frangente per togliere il peggio. Forza Strega, forza Strega, forza Strega. Vediamo se arrivano in aiuto anche le altre torri. Perfetto, siamo lì, siamo lì. 9,72, Re degli Scheletri davanti. Utilizziamo invece la sua abilità per poter generare gli scheletrini e insieme a quelli della Strega c'è veramente un'armata delle tenebre pronta e tiriamo giù infatti senza troppa difficoltà la torre di sinistra. Attenzione alla gang di Goblin. Vorrei evitare che l'arciere magico possa attaccare anche la mia torre e infatti il Principe Nero, giocato leggermente sulla destra, è stato fondamentale. Avanti ancora Principe Nero in carica che impatta sulla centrale molto molto bene. 1 minuto e 27 ancora da giocare. Intanto ragazzi, rispondetemi qui sotto. Come vi sembra il Re degli Scheletri come campione? Vi piace? Non vi piace? Ditemi un po'. Fornace per lui. Diciamo che sia il pescatore a subire i danni mentre noi ci prepariamo con la difesa. 3 secondi al per 2. Voglio togliere subito l'arciere. Utilizziamo adesso l'abilità invece per generare gli scheletri e abbiamo ovviamente il Principe Nero che con l'attacco a zona si rivela super efficace. Attenzione anche perché il suo arciere pirotecnico poteva dar fastidio, ma per adesso stiamo tenendo bene. Quindi a 10 di Elisir sotto un'altra strega, addirittura riusciamo a togliere la sua fornace. Mettiamo davanti il Principe Nero, pescatore leggermente centrale. Voglio togliere l'arciere pirotecnico, viene spostato come vedete dal pescatore il suo Re degli Scheletri e io qui andrei con una Fireball giocata in questo modo in modo che possa hittare entrambe le torri più la fornace. Un'altra strega davanti e la prima partita ce la possiamo portare a casa. Let's go! È andata bene. Per adesso si è rivelato molto molto semplice, quindi come avete visto ovviamente la strega ci aiuta tantissimo e bisogna capire anche quando utilizzare correttamente l'abilità del Re degli Scheletri. Andiamo avanti con il secondo game di Zeus 92 del clan Yarbel. Re degli Scheletri in apertura, gran cavaliere per lui. Diamo qualche secondo di tempo. Pescatore e strega dall'altra parte. Voglio che il pescatore tolga un attimino il suo gran cavaliere. Come vedete in realtà non è così pericolosa questa furia che ha giocato perché c'è il pescatore che sta imponendo praticamente il mio gioco. Andiamo avanti. Principe Nero e strega dietro. Principe che va ad impattare senza problemi, strega che può con la generazione degli scheletrini aiutare. Peccato per il mini P.E.K.K.A. che ci mangia proprio la strega e quindi un attacco, una torre fatta. Molto bene. Non ci abbiamo fretta. Recuperiamo completamente l'elisir.
Sapete che a me non piace giocare a 10, ma gioco sempre a 9 e mezzo la mia truppa in modo da non regalare niente all'avversario. Drago Inferno tranquillissimo. Spostiamo anche un attimino il mago di fuoco, che comunque ha agganciato ugualmente il mio drago. Serve che la strega sponi velocemente gli scheletrini. Eccoli qua, sono già sponati. E insieme alla torre. Vediamo se il pescatore riesce ad aiutarmi. Forza pescatore, forza pescatore. Perfetto, perfetto, perfetto. Avrebbe comunque portato via anche il suo gran cavaliere, quindi possiamo tranquillamente ricominciare. Pescatore che si aggancia alla torre di destra e comincia a picchiarla con una violenza abbastanza importante. Continuiamo a mantenere la difesa sulla torre di sinistra, anche se potremo procedere noi all'attacco. Scintilla per lui. Molto interessante questa scintilla. Io faccio una cosa che non andrebbe fatta, che è quella di togliere in realtà la truppa dietro. Possiamo tranquillamente sponare. Scatore mi serve centrale per il suo mini pecca. Come vedete anche qui nessun problema e potremmo partire subito con il cimitero. Partiamo adesso, vediamo se sponano i primi scheletrini. Possiamo giocare anche il principe nero davanti, tanto nessuna delle due torri lo sta guardando. E poi sotto con le frecce per togliere gli scheletrini che sono stati generati. Il pescatore toglie la possibilità allo stregone di fuoco di andare ad attaccare la torre. Come potete ben vedere, qui la situazione si sta abbastanza indirizzando verso l'unico versante. Drago Inferno che può tranquillamente andare sulla sua torre. Gliene giochiamo un altro e portiamoci a casa il secondo game consecutivo. Mamma mia! Intanto mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, iscrivetevi al canale. Dai, un bel pollicione in su che non vi costa niente ragazzi, un bel like e se volete lasciate anche un vostro commento. Io li leggo. Andiamo contro Kiryu. Nessun clan per lui. Possiamo tranquillamente aprire con un pescatore. Giusto per capire come vuole impostare lui il game. Un Valchirione. Noi non pensiamo troppo al pescatore, che in realtà ci tirerà avanti la Valchiria. Ci potrà essere utile in quel caso. Adesso aprirei col cimitero. E poi il principe. Avanti, 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 avanti col cimitero, avanti col cimitero. Lui non sta ancora utilizzando intanto la sua abilità. Mi ero perso un attimino il boia. Ah, frecciamole basta questo boia. Non voglio giocare nessuna truppa su di lui. Come vedete il Drago Inferno ha alloccato di nuovo e poi, come sempre, con un attacco devastante, tiriamo giù anche la sua torre di sinistra. Attenzione al cacciatore che potrebbe dare un po' di fastidio. Voglio portarlo in centro. Cacciatore che in realtà viene attaccato dalle torri e dal pescatore, quindi nessun problema. Potremmo azzardare a ripartire con un attacco sulla destra. Valchiria per lui. Fireball sulla strega. Strega l'abbiamo tolta. Attenzione sulla Valchiria che poteva dar fastidio. Ma riusciamo ad andare, c'è la strega dietro che ci sta in realtà aiutando tantissimo, anche se il drago purtroppo se l'è fatta, ma la strega non viene toccata dalla torre e quindi rimanendo sul ponte può attaccare appunto senza problemi. Drago Inferno sul suo re degli scheletri, che io sinceramente vorrei un attimino spostare al centro, ma potevamo anche non giocare il nostro re degli scheletri. Facciamogli comunque uscire, o meglio facciamogli sponare i suoi scheletrini. Cacciatore lo togliamo senza problemi e io qua posso partire tranquillamente con un cimitero che dovrebbe esserci veramente d'aiuto in questo caso. Lasciamo comunque che lui difenda, a me non interessa, mi interessa recuperare Elisir per il suo attacco che arriverà tra poco. Pescatore centrale, fireball per togliere la strega e colpire anche le altre truppe. Drago Inferno sul suo drago normale. Abbiamo il pescatore che era stato un attimo colpito dalla maledizione
della strega e poi ripartiamo nuovamente con l'abilità del nostro re degli scheletri, anche se c'è il cacciatore davanti che lo toglie. Noi riusciamo ad entrare senza problemi con le altre nostre truppe. Come vedete, si rivela davvero super efficace questo deck. Abbiamo una strega in difesa e poi il principe nero e andiamo a chiudere con questa tripletta davvero incredibile, ragazzi. Let's go! Questo deck è davvero super interessante da utilizzare nella sfida del re degli scheletri e possibilmente anche in ladder se riuscite a maxarlo bene. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando, bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!